Ciao famiglia Nerazzurra! Benvenuti nel nostro canale di notizie sull'Inter. Su questo canale ti portiamo le ultime novità dalla squadra Nerazzurra, quindi non perdere tempo ed unisciti alla famiglia Nerazzurra qui su YouTube. Ricordando che su questo canale portiamo notizie vere, non portiamo notizie false. Quindi iscriviti e lascia il tuo mi piace così riceverai le prossime novità. Un nuovo entusiasmante capitolo sta per aprirsi nel mondo del calcio, soprattutto per gli appassionati dell'Inter. Il rinomato portale calciomercato.com ha recentemente rivelato un'intrigante svolta nella strategia dell'allenatore Simone Inzaghi nella sua ricerca della formazione ideale per affrontare il Milan. Dopo un inizio di stagione coerente con gli stessi 11 giocatori in campo nelle prime tre partite, sorgono dubbi sulla stabilità della formazione. L'astro nascente Davide Frattesi, che ha brillato in nazionale segnando una doppietta contro l'Ucraina, getta un'ombra di dubbio sulla posizione di Mkhitaryan. Del resto vale il vecchio adagio, con una squadra che vince non ti muovere, ma Inzaghi sta valutando la possibilità di inserire Frattesi nella formazione titolare. Il talentuoso armeno Mkhitaryan mantiene la posizione di testa, ma l'arrivo del nuovo rinforzo scalda la concorrenza. Se Frattesi non dovesse partire dal primo minuto, la sua presenza si preannuncia un'arma decisiva nel prosieguo della partita. Un altro giocatore che attira l'attenzione è Marko Arnautovic, che si è messo in luce con una doppietta per l'Austria, mandando chiari segnali di determinazione all'Inter, oltre ad essere una valida opzione alle spalle di Thuram, pronto a dare il suo contributo come sostituto quando necessario. Inoltre, l'ultimo acquisto, Benjamin Pavard, agita le acque del mercato assicurandosi il titolo di mercato più costoso della Serie A quest'estate. Il suo profilo intrigante stuzzica sicuramente la curiosità degli appassionati tifosi nerazzurri, che attendono con ansia il suo debutto in campo. Anche se è troppo presto per dire che partirà da titolare nella prossima classica, non è da escludere la possibilità di vedere Pavard in azione, probabilmente aggiungendo minuti preziosi durante tutta la partita. Con questi nuovi arrivi e potenziali cambi di modulo, l'Inter si prepara a una stagione ricca di sfide ed emozioni. Ora, vorremmo sentire i tuoi pensieri su questi emozionanti colpi di scena. Lascia i tuoi commenti qui sotto e forza Inter sempre!